La festa della cultura contadina che si è tenuta a Ruviano, nell'Alto Casertano, ha aperto con un importante convegno il cosiddetto contratto di Fiume Volturno che la provincia di Caserta, insieme a 27 comuni e oltre 140 associazioni, sta predisponendo per la sottoscrizione, quale ente capofila, con la Regione Campania, con l'obiettivo di mettere in atto interventi di salvaguardia e sviluppo ambientale, turistico e culturale della risorsa Fiume. Ma qual è il senso più articolato del progetto? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Solino, dirigente responsabile dell'area pianificazione territoriale, ambiente ed ecologia della provincia di Caserta. Allora, il contratto di Fiume, poi lo In diremo realtà è... nel convegno che stiamo per cominciare qui al Comune di Ruviano, è la prima tappa di tante iniziative che si faranno in tutti i 27 comuni che hanno aderito e sono attraversati dal Volturno. È un accordo di programma sostanzialmente tra tutti i comuni che sono attraversati dal Volturno, ma anche tra altre amministrazioni pubbliche e soprattutto tantissimi soggetti del terzo settore, associazioni, ordini professionali, associazioni professionali, perché è un accordo che tutti insieme fanno per attivare un percorso di risanamento ambientale, di sicurezza idraulica, quindi per la prevenzione del rischio idraulico del fiume Volturno e soprattutto per lo sviluppo locale. In pratica questo progetto si propone di trasformare il Volturno da problema per le collettività a risorsa per il territorio. Sviluppo, turismo, economia, enogastronomia, sono tutte cose che possono essere il risultato di un grande lavoro che dobbiamo però cominciare tutti insieme. Abbiamo cominciato da alcuni mesi e stiamo facendo, devo dire, passi in avanti molto veloci, molto spediti. C'è un grande entusiasmo dei comuni, ma soprattutto del terzo settore. C'è un movimento, c'è un fermento tra i cittadini e le associazioni molto forte. Secondo lei quali potrebbero essere i tempi della realizzazione? Allora, noi seguiamo ovviamente le linee guida che la Regione ha dettato. Il contratto di Fiume risponde a delle norme, a delle leggi e c'è una delibera regionale che detta appunto le linee guida anche da un punto di vista della tempistica. Devo dire, rispetto a quelle linee guida noi stiamo accelerando molto. Siamo convinti di riuscire già verso la metà, forse la seconda metà, diciamo dell'anno prossimo, a firmare, a sottoscrivere il contratto di Fiume, che è una cosa straordinaria. Da Ruviano è tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.